Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono passati diversi giorni, bene, neanche tanti in realtà, nella partita Real Madrid-Juventus. Una partita che ancora lascia secondo me degli strascichi a livello emotivo, perché chiaramente per quanto insomma la Juventus abbia fatto vedere in campo belle cose, diciamo che c'è una grande, non delusione, ma rabbia. Io sono ancora più orgoglioso di questa squadra, di tutti i componenti di questa squadra e di tutti coloro che hanno commentato e detto la loro in maniera veramente pacifica e soprattutto leale, onesta, dopo la partita. Faccio riferimento, e poi ne parleremo, ai tanti riferimenti a quello che è stato lo sfogo post partita di Buffon. Sono passati diversi giorni, credo che siamo giunti al momento giusto per analizzare tutto con un po' di freddezza, perché chiaramente di primo impatto le parolacce, gli insulti sono volati, però bisogna anche un po' analizzare quello che è tutto il contesto precedente e posteriore a quello che è successo in quella partita. Per quanto riguarda la Juventus, andiamo ad analizzare quelli che sono degli errori che la squadra, Allegri, lo staff e i giocatori hanno commesso. E sicuramente sono non tanto la prestazione nei 180 minuti, quanto le sviste nella prima partita. Parliamoci chiaro, l'arbitro forse ha condizionato molto pesantemente quello che è stato una partita, un'impresa, il 3-0 al Bernabeu, però è anche vero che per quanto riguarda, poi Buffon tirerà fuori anche il discorso d'andata, però in una partita, un quarto di finale, si guardano i 180 minuti e quello che si è fatto. Quindi è vero che quell'ultimo caso, episodio del rigore dato all'ultimo minuto, l'espulsione di Buffon, è una pagliacciata per quanto riguarda la decisione dell'arbitro in sé, ma anche la Juventus, noi abbiamo delle colpe, nel senso che se fossimo andati al Bernabeu con un gol di differenza in meno, chiaramente il rigore avrebbe fatto meno danni. Poi parliamo dell'arbitro di quella decisione, ma voglio partire da quello che è il presupposto, che la Champions League, diversamente da altre competizioni, da una finale, da un campionato, si analizza in due partite. I tre gol all'andata non sono frutto di una prestazione brutta della Juventus. Io dopo quella prestazione della Juventus sono stato deluso per la sfortuna che abbiamo avuto, perché secondo me la Juventus nei primi 90 minuti del doppio di scontro è stata molto, molto più brava dal punto di vista del gioco rispetto alla seconda partita, ma meno brava dal punto di vista del cinismo, il cinismo che gli è mancato per arrivare in rete. Diversamente nella seconda partita, più cinismo, perché mette 3-4 tiri, 3 gol, e meno gioco di squadra, anzi il Real Madrid ha giocato molto meglio, ha dominato di più nella seconda partita rispetto alla prima. Quindi paradossalmente le cose sono invertite, quando solitamente chi domina la partita dal punto di vista del gioco solitamente dovrebbe far meglio anche dal punto di vista della realizzazione dei gol. Non è stato così, e è andato così. I tre gol arrivano per cosa? Tolto il terzo, come ho detto, per un gol di sfinimento che non ha molto valore, i primi due per errori nostri, tralasciando la bellissima rovesciata di Ronaldo, ma Ronaldo fa la rovesciata, per cui facciamo una cappella prima. Quindi praticamente abbiamo fatto tutto noi. Credo che di 6 gol 5 li ha fatti la Juventus, secondo me. Quindi tra l'altro, dal punto di vista del gioco, del campo, la Juventus non esce vincitrice, perché chi perde non è mai vincitore, ma sicuramente orgogliosa e fa ben sperare per il futuro, per il mantenimento di un livello molto alto di quella rosa, anche a prescindere dai cambi. E molto mi fa ben sperare per quanto riguarda Allegri, che spesso viene bistrattato come fosse l'ultimo allenatore, ma secondo me è uno dei primi, e l'ha dimostrato nelle partite per come ha gestito e ha spronato la squadra al ritorno. Tanti, io compreso, davo per finita quella squadra dopo la delusione dell'andata, 3-0 in casa contro il Madrid, che era Madrid ma fu sempre in casa. Allegri ha fatto una cosa sensazionale dal punto di vista tattico, perché i gol, se li guardate, con Mandzukic è la chiave proprio di lettura di tutta la partita. Quel Mandzukic che viene criticato anche giustamente a volte, la partita l'ha fatta lui, l'ha fatta Allegri, l'ha fatta Mandzukic in campo. Quindi chiaramente c'è questa cosa qua. Parliamo del clou del discorso. Tutti i 180 minuti alla fine si condensano in quello che è un minuto, il 93esimo. L'arbitro fischia un rigore dubbio. Ora, sul dubbio c'è da fare un discorso. E qualcuno può fidarsi al Graziano Cesari, che spesso dice delle cose che noi non ci troviamo d'accordo. Questa volta ci troviamo d'accordo semplicemente perché è a nostro favore. Quel rigore si poteva dare come non dare. Fosse stato dato all'interno di una partita ben prima di quel secondo, sicuramente l'avrei fischiato, perché forse sarebbe stato meno dannoso. In un contesto di partita in cui l'arbitro ha dosato anche i cartellini, sono stati tanti e anche unidirezionali, però ha avuto, insomma, l'arbitro ha una sua filosofia in quella partita e sa cosa può dare o non dare, applicando il regolamento e interpretandolo un po' quello anche il momento. A me ha dato molto più fastidio una cosa. Due cose. Una che è quella che lei ha fatto vedere, cioè i 3 minuti di recupero in effetti erano un po' insulsi. Si è parlato di un rigore dubbio, che in quanto dubbio può essere anche dato, perché finché è dubbio vuol dire che non è né sì né no, è un po' un rigore così. Ovviamente è dato nell'ultimo minuto, in un secondo, in quel contesto, chiaramente forse da ripensarci. Però è anche vero che chiaramente il recupero che poi Allegri ha
ha dichiarato nell'ultima conferenza stampa pre-Juventus-Sampdoria che i minuti di recupero di Suni li ha cagati di striscio. E un'altra cosa, la gestione dei cartellini a me è girato, mi ha girato un po' le balle un po' di più rispetto a quella che è stato il rigore stesso. Ronaldo. Ronaldo è il giocatore forse più forte al mondo al momento, gode di forma molto più di quanto ne goda Messi, che secondo me è il suo eterno rivale, anche se secondo me sono giocatori diversi, ma chiaramente il confronto si fa tra i due. Però chiaramente Ronaldo, secondo me, il rigore non l'avrebbe mai battuto in una situazione in cui non si fosse trovato, non fosse Ronaldo, ecco, perché diciamo che i giocatori molto forti che hanno un certo impatto, non per dietrologie strane, ma normalmente hanno un po' qualche favoritismo, non sono dietrologie, è solo un discorso che secondo me alcuni giocatori, ma per il fascio che ha giocatore in sé, diciamo che qualche volta si chiude un occhio. Simulazioni in area che ne ho viste tante, ne ho viste un paio di Ronaldo, almeno una avrei sanzionata, col giallo che si prende dopo, avete capito di cosa sto parlando. E anche perché l'andata di Bale è stato sanzionato per una simulazione che secondo me era molto meno netta di quelle che ha fatto Ronaldo, che è un, secondo me, un grandissimo attore. Per quanto sia fortissimo dal punto di vista tecnico, fisico e quello volete, Ronaldo io lo detesto in tutti i modi possibili in questo mondo. Quindi a me ha fatto già più questa cosa qua, che ne si è parlato veramente poco, perché è stato offuscato tutto da un rigore dubbio, che resta dubbio ragazzi, perché però non c'è chiaro, non possiamo dire che è un rigore netto e che non sia un rigore netto, cioè che non sia il contrario praticamente, è un rigore dubbio. Poi nel contesto, chiaramente, non lo darei, perché come detto prima, se lo dai 45esimo ci può anche stare, l'ho dato tutta la vita e mi lamento se non me lo danno, tante volte siamo diventati di rigori meno, insomma, meno palesi, però al 93esimo, forse, insomma, si può anche avere un'interpretazione diversa, visto che c'è un minimo, tutto contato la palla, contato minimo, però chiaramente diciamo che tutto viene, diciamo che tutto si palesa in un modo chiarissimo, i giocatori accentuano in ogni modo. Accentuando è anche difficile per l'arbitro, che non è aiutato dall'addizionale di porta. Detto questo, Agnelli, riguardatevi quello che è Agnelli, che secondo me per quanto sia stato molto incisivo sulle provocazioni di creazione contro Collina alla fine che disegna gli arbitri, c'è il discorso sul VAR, la tecnologia, perché è arrivata in Italia, una volta che l'Italia si fa, insomma, con lei che traina quel discorso, in Europa si dovrebbe arrivare a un contesto del genere, perché parliamoci chiaro, il VAR, polemica a parte, ha un po' diminuito i casi di errori, per quanto comunque tenga molto alto il livello di dubbi in certi episodi, perché l'interpretazione è sempre molto umana. Ora passiamo alle dichiarazioni dei vari componenti e contestualizziamo. Quello che è mancato da parte nostra, io non parlo di anti-juventini che non li voglio pucare di striscio, perché gli anti-juventini mi hanno fatto già le balle, questa volta io personalmente ci sono rimasto molto male, solitamente non do peso e butto sempre sul ridere, sul così lo sfottò con gli anti-juventini, non do molto peso a quello che dicono. A me ha dato molto fastidio perché il giorno prima noi, mondo Juventus, mi sono trovato molto orgoglioso di tutti noi, la maggior parte di noi perlomeno, che ha fatto i complimenti, gli applausi per la Roma, che ha fatto un'impresa storica. Storica per la sua storia della Roma stessa, ma anche per il calcio italiano. E questo va detto senza se, senza ma. Ok, il Barcellona è forse la Madrid, però chiaramente anche la Roma è forse la Juventus. Quindi chiaramente, per quanto mi riguarda, solo applausi per la Roma. Tutto il mondo juventino, social anche ufficiali compresi, ha fatto i complimenti alla Roma. Noi non mi aspettavo i complimenti, ma mi aspettavo un po' meno offese, perché poi sono state offese anche verso un campione del mondo come Buffon, un campione del mondo che è riconosciuto anche, che dovrebbe essere riconosciuto, visto che ci ha fatto vincere un mondiale, senza di lui non so se avremmo fatto la stessa cosa. Quindi, oltre a questo, la memoria corta, gli anti-juventini non li voglio più commentare, perché veramente li disprezzo con tutto me stesso, e sapete che io di solito sono molto diplomatico su queste cose. Il mondo Juventus mi dà fastidio, però chiaramente spero di riconciliare un po' le parti, perché chiaramente siamo juventini tutti, e, insomma, siamo fratelli di tifo, si spera di trovare un punto di incontro. Le dichiarazioni di Buffon. Contestualizziamo e vediamo anche le altre dichiarazioni con quella che secondo me è stata la dichiarazione maestro, che è quella di Allegri, che secondo me è il più ponderato di tutti, e secondo me è quello che è veramente fantastico dal punto di vista della comunicazione e tutto. Buffon ha sbroccato. Lo capisco, sì. Perché nel momento in cui ti trovi, bisogna contestualizzare. Un conto è un giocatore giovane, o anche un Higuain, che insomma ha qualche anno in carriera ancora, che si trova sconfitto in quel modo là, un rigore così. Un conto sei il portiere, capitano della Juventus, che ti vede subire un rigore, perché poi il portiere sei tu. L'ultima partita di Champions, perché potrebbe essere l'ultima partita, perché insomma lì non era ancora fatta la cosa, che ti vede fischiare un rigore e sciogliere tutti i dubbi. Tutti i dubbi, tutti i sogni. Sbrocca, dopo 20 anni di carriera e di Buffon non ha avuto i peli sulla lingua, questo è vero, ma ha cercato sempre, nonostante questo, di dire le cose sempre in un modo più diplomatico, Buffon è molto politico in questo, questa volta ha sbroccato e ha fatto bene, per quanto mi riguarda ha fatto bene,
non è che condivido, se a freddo adesso non condivido il modo in cui l'ha fatto, ma lo capisco. Avrei fatto lo stesso, ed è un po' quello che ha detto Pirlo. Pirlo ha detto, in effetti hai esagerato, quello che volete, ma capisco lo sfogo, avrei fatto di peggio. Mi sarei incavolato come una belva. Questo è quello che penso io. Mi trovo vicino molto a Pirlo. Perché Pirlo ha detto sì, in effetti ha esagerato, cioè non è che proprio ha detto, in effetti il modo in cui l'ha fatto non è normalissimo, però l'ha fatto da giocatore, da tifoso, da capitano, in quel momento che non sarà più capitano a breve, nella sua ultima partita con Champions League, e in qualche volta modo derubato del suo sogno, anche se derubato nella parola giusta, perché in effetti possiamo discutere a lungo del rigore, e quindi va capito Buffon. E non trovo sbagliatissimo sia chi è in sotto Buffon per quello che ha fatto, perché loro al loro suo posto l'hanno fatto anche di peggio, e i suoi giocatori pure, giocatori che tifa chiaramente, ma dall'altra parte non capisco chi si è schierato tutto dalla parte di Buffon, eliminando ogni parere che fosse al diverso, alternativa da Buffon. Non perché sia sbagliato ciò, perché ognuno può pensarlo come vuole, io mi tengo in una posizione in cui capisco Buffon, ma è anche vero che forse non avrei neanche mandato davanti ai microfoni, perché Buffon era parecchio agitato e si è visto anche quando è andato contro l'arbitro. Quindi in effetti là anche qualcuno, che, quelli che decidono chi mandare, ha sbagliato, cioè non mandi Buffon in quelle condizioni, quindi diciamo che una parte della colpa va data anche a queste persone qua, Allegri, non so, lo staff, dirigenza. Ma chi mi dà fastidio non capisco coloro che fino al giorno prima a Buffon gli sono andati contro perché era finito, perché è meglio Szczęsny, perché, perché si è già arreso a quella che era la leggenda dell'andata, dicendo delle cose anche mal interpretate, perché della conferenza stampa per la Champions League Buffon ha delle cose particolari che vanno lette molto bene, con i piedi per terra, e in effetti poi è funzionato, perché sono di poi tutto facile parlare, ma in effetti Buffon è forse più intelligente di quello che sembra, e quelli che ho sentito le sue parole, non di esaltazione, sì, vinciamo tutto, spacchiamo quella, sono le parole che hanno fatto vincere la squadra. Detto questo, mi ha fastidio questo cambiare sponda, cioè Buffon prima è presente finito, non ne ha più, non ha più voglia e motivazioni di fare, poi Buffon idolo perché ha detto parole qua e là. Buffon è Buffon, Buffon va amato così com'è, io non ho avuto mai dubbi prima e non ne ho ancora adesso di Buffon, non è per vanto, ma semplicemente vanno contestualizzati i casi e va dato ragione a chi va dato ragione. Per quanto riguarda le altre dichiarazioni, passiamo a Gattuso, che dice che appoggia Buffon stesso, Gattuso che è amico, ecco, ex collega di Gigi, e infine Del Piero. Ok, qua si è aperto una faida tra tifosi, bruttissima faida. Quelli che rinnegano Buffon, poi adorano Buffon e rinnegano Del Piero, quello delle cose che diverse da quello che dovrebbe essere Buffon. Non bisogna mai prendere una parte, perché ognuno vive le proprie emozioni a modo suo e ha un proprio carattere. Nessuno è nella testa di Buffon, nessuno è nella testa di Del Piero, nessuno ha vissuto le emozioni di Buffon, perché prendiamoci chiaro, un conto è essere tifosi durante la divisione, un conto è subire quello che ha subito Buffon, e un conto è essere Del Piero, ex capitano, glorioso capitano di Juventus, che la pensa in un modo, che la vive in un modo in questo momento non più come prima, e che ha sempre avuto nella sua carriera un modo di parlare, di rivolgersi totalmente diverso con il Buffon. Sono due persone totalmente diverse. Va capito questo, non sono tutte Buffon, non sono tutte Del Piero. Non sempre ha ragione sempre Buffon e non sempre ha ragione sempre Del Piero. Del Piero cosa dice? Del Piero dice che non comprende, fatica a comprendere le parole di Buffon. Perché in effetti Buffon, parliamoci chiaro, tutte le parole da uno sfogo ha fatto. Tra l'altro è una parola che piace molto, vai su YouTube. Uno sfogo, che in quanto sfogo talvolta può essere poco razionale. Cioè vuol dire che non abbia ragione, che effettivamente ha ragione in quello che pensa, magari ha sbagliato il modo in cui l'ha fatto. E questo ho detto prima, la responsabilità di chi l'ha mandato dal Buffon davanti alle telecamere, perché secondo me è folle chi l'ha fatto. Quindi mi è dispiaciuto molto anche il discorso di prendere una parte. Cioè adesso Del Piero è diventato l'ex capitano, lo sfigato che va su Sky, non è degno della Juventus. Poi ci sono chi invece Buffon è grandissimo, poi c'è chi Del Piero è il vero dio della Juventus che dovrà ritornare. Ecco perché non è più la Juventus, perché ovviamente dice le cose in quel modo là, e Buffon no, perché le dice non da stile Juve. Ecco, quindi sono le fazioni come sempre. Bisogna sempre dividersi anche tra i juventini, già che non lo siamo, perché già siamo un po' più divisi, vediamo di farlo di più. Quindi cos'è che voglio intendere io? Intendo che bisogna sempre dosare e contestualizzare, una parola importantissima, il contesto, contestualizzare il momento, le persone che ne parlano, il carattere di queste persone. Il carattere è fondamentale, ragazzi, perché io non sono uguale a voi, e le opinioni possono essere ovviamente anche molto simili, perché opinioni sono opinioni, ma ci sono anche le emozioni, uno le vive e le sfrutta in modo diverso. Io posso essere irrazionale in certi momenti e essere molto più razionale in altri. E io dopo la partita ero deluso, mi avete visto anche forse in live, non ho parlato per 10 minuti, c'è invece chi inizia a bestemmiare, a dire arbitro cornuto quella. Ci sono modi e modi, ognuno vive le emozioni, e neanche le mie sono migliori e neanche sono più giuste delle vostre. Quindi la cosa è questa, bisogna cercare di capire e leggere tutte le situazioni. Detto questo, ragazzi,
Abbiamo subito un furto, se la domanda è quella che voglio rivolgermi, e direi di ni, nel senso che io penso, e qua forse anche Buffon in parte ha ragione, ma l'ha visto in un modo un po' diverso, cioè capendo l'andata, è vero, Buffon parla dell'arbitro che doveva sapere in base all'andata, che ovviamente c'era, ovviamente l'andata erano successe delle cose, ma è anche vero che l'arbitro è diverso rispetto a quell'andata e non è che per forza deve prendere decisioni che vadano a bilanciare quella dell'andata, perché in realtà si dovrebbe annullare i propri errori, non quelli degli altri. Però è anche vero che noi in quanto giudici andiamo a vedere quello che abbiamo fatto noi. 3-0 perso l'andata, 3-1 al ritorno. Quindi cerchiamo di pesare quanto peso ha l'arbitro idiota, quanto peso ha la Juventus non cinica, quanto peso ha tutto, il comportamento dei giocatori, quello che volete. Dosiamo, contestualizziamo. Ora che sono passati qualche giorno, si può ragionare a freddo circa questo che è stato una partita veramente a livello emotivo pazzesca e io spero di non rivivere più, perché sono quelle partite che ci sono a livello di emotivo molto forti ma positive che voglio sempre vivere. Queste qua, per come sono andate, per le polemiche, per il contesto che è creato, di odio ancora di più, non so perché poi questa cosa qua, la gente secondo me è un po' scema in certi contesti, non parlo di noi ma degli altri, come mi riferisco prima agli antiventini, ma anche tra di noi bisogna fare pancia con noi stessi, tra di noi, che vuol dire anche rispettare le altre opinioni, cercare di trovare un punto di incontro, perché secondo me questa partita non credo che abbia, non ci sono verità assolute, non c'erano in quel rigore, non c'erano le dichiarazioni dell'uno e dell'altra parte, non ci sono verità assolute, e chi lo crede secondo me sbaglia. Io mi tengo ancora in posizione di mezzo, in cui capisco un po' le varie parti, so come sono fatte le varie parti, i caratteri, i contesti, come la vivono uno che finisce la carriera, uno che l'ha già finita la carriera, uno che è allenatore, uno che è dirigente, uno che è presidente. Ognuno ha un ruolo, ha un modo di porsi, ha un carattere, ha un vissuto diverso. Non ci sono verità, e avere la presunzione di sapere la verità noi e gli altri no, tutti pagati prendendo una parte, vedersi proprio una parte, Buffon Dio e tutti gli altri schifo a prescindere da chi sono, è secondo me totalmente sbagliato. Quindi non è presunzione mia, ma secondo me è di fatto. Poi ovviamente uno la pensa come vuole. Detto questo, ragazzi, è un discorso lungo, non so quanti minuti ho fatto, ma ne ho fatti tantissimi. Come sì. Vabbè, insomma, se avete voglia di guardarlo bene, altrimenti sono quelli più lo stesso. Vorrei preparare un video anche con le vostre dichiarazioni a freddo, i vostri pensieri che vi ho chiesto in quel commento. Ho chiesto anche se qualcuno di voi andava bene questa cosa qua. Credo che lo metterò a una settimana, quindi mercoledì, insomma una settimana dopo, come la pensiamo, anche se l'ho scritto venerdì, ma chiaramente era già abbastanza freddo. Questo è tutto, ragazzi. Io prendo un po' di respiro, perché tra l'altro mi sono fatto il dolce, sto già sudando più di prima. Detto questo, ragazzi, il caldo sta arrivando e speriamo che col caldo arrivino anche le soddisfazioni di fine stagione. E sapete di cosa sto parlando. A prescindere da come andrà questo campionato, visto che non so se questo video lo caricherò prima o dopo Juve Samp, e soprattutto prima o dopo Milan-Napoli, perché è una partita importante. E insomma, speriamo bene. Forza Juve, come sempre, forza a tutti i nostri campioni. Io sono orgoglioso di tutti quanti, tutti coloro che hanno parlato, e hanno parlato con criterio. E poi, ovviamente, criterio, portando il loro vissuto e la loro personalità in quello che hanno detto, con molta onestà. Tutti hanno usato molta onestà. E la cosa mi fa piacere, anche se magari si può discordare su quelle cose. Se devo fare un parere personale, quello che mi è piaciuto di più è sicuramente Allegri, per come si è posto subito, a caldo, e anche qualche giorno dopo, in conferenza stampa, per Juve Samp. Quindi chiaramente, secondo me, Allegri è quello che ci ha visto meglio di tutti. Poi gli altri, ognuno può prendere un po' e vedere e contestualizzare, come ho detto prima. Ciao, alla prossima. Paura, 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 paura.